Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. I dati Auditel certificano ancora ETV Rete 7 come la prima televisione in Emilia-Romagna. ETV Rete 7, da 37 anni, un'amica di famiglia. Buongiorno, bentrovati con il telegiornale di ETV. In Piazza Maggiore ieri sera c'erano almeno 10.000 persone a partecipare alla manifestazione per la pace, una piazza che si è riempita di fiaccole e di bandiere in solidarietà al popolo ucraino invaso dall'esercito russo. L'iniziativa organizzata dall'associazione Portico della Pace, alla quale hanno aderito migliaia di cittadini. Come dicevamo, il sindaco Lepore è salito sul palco a fianco della direttrice ucraina del Teatro Comunale di Bologna, Oksana Liliv. Ce ne siamo occupati già nel telegiornale di ieri sera, ma vogliamo riproporvi quello che è stato uno dei momenti più toccanti della manifestazione per la pace, il momento in cui a sorpresa Gianni Morandi è salito sul palco e ha voluto intonare una delle sue canzoni più celebri. C'era un ragazzo, brano simbolo della guerra in Vietnam, un video diventato in breve virale. Noi ve lo vogliamo riproporre. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne in sé. Cantava Help, Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. M'ha detto va nel Vietnam e spara ai Vietcong. È presente in Piazza Maggiore a Bologna, ieri sera c'era anche l'arcivescovo Matteo Zuppi, che subito dopo la manifestazione alle 20.30 ha guidato una veglia di preghiera in cattedrale per la pace fra Russia e Ucraina, presenti anche esponenti della Chiesa Cattolica Ucraina. Vediamo. In questo momento che siamo è un momento molto difficile. Prima di tutto è difficile perché in Ucraina, il mio paese, abbiamo la guerra. Guerra è una cosa molto terribile, perché ogni giorno muoiono i giovani, quelli che non hanno fatto male a nessuno. Oggi noi come comunità ucraina qui a Bologna ringraziamo tantissimo la Chiesa di Bologna per questo bellissimo invito, per questa preghiera. Ringraziamo a tutti, anche invitiamo voi a venire domenica 27 febbraio per pregare una liturgia bizantina in cattedrale alle 14. Stiamo dalla parte di chi è colpito, delle vittime. Facciamo nostro il dolore delle vittime. La guerra è un fallimento, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Si diventa solo assassini. Davvero la storia non insegna niente. Ci accorgiamo con una consapevolezza amara che la corsa delle armi non solo non si è mai interrotta, ma è cresciuta. Se vuoi la pace,
prepara la pace. Ci accorgiamo di come è stato insensato indebolire i pochissimi arbitri che dopo la Seconda Guerra Mondiale erano preposti a comporre i problemi e che le Nazioni Unite sono diventate troppo deboli e quindi vince la logica del più forte. Accettate la richiesta del cessate il fuoco, iniziate nuovi dialoghi. Sentiamo ancora vero oggi quel monito di Giovanni Paolo II a quei mafiosi che usavano la violenza e quasi gridò: verrà anche per voi il giudizio di Dio, disse. Le parole dell'Apostolo Giacomo ce l'hanno ricordato. E queste parole a che cristiano provochino il timore e suggeriscano un impegno a smettere. La canzone Enna, che Lucio Dalla scrisse contro la guerra, verrà fatta risuonare tutti i pomeriggi in via D'Azeglio. L'hanno deciso i commercianti del consorzio D'Azeglio Pedonale come messaggio di pace contro la guerra in Ucraina. La musica di Lucio Dalla in via D'Azeglio, dove il cantautore abitava e dove era facile incontrarlo tutti i giorni, la sua canzone contro la guerra, intitolata Enna, verrà diffusa tutti i pomeriggi fino a quando continuerà la guerra in Ucraina. Il primo giorno è stato ieri. Solo il 4 marzo, giorno del compleanno di Lucio Dalla, saranno diffuse altre canzoni del cantautore bolognese. Lo hanno deciso i commercianti del consorzio di via D'Azeglio Pedonale. Una canzone di Lucio Dalla come segno di pace, una canzone che venne fatta per un'altra guerra e che porta dietro nel suo testo delle parole davvero toccanti su quello che è realmente la guerra, è sangue, è dolore, è morte. E noi, nessuno si dovrebbe arrogare il diritto di sapere in questo momento il perché accadono queste cose, ma credo che tutti dovremmo alzarci e per dire no alla guerra. Ci è venuto naturale scegliere questa canzone che è Enna, che Lucio scrisse nel 93 quando rimase colpito dalla guerra in Bosnia, la guerra fratricida. Scrisse questo testo che secondo me è molto bello anche solo come testo, anche letto proprio come poesia. Lucio si immaginò di essere un soldato che si oppose alla guerra. Infatti nel testo poi si capisce, Lucio si è medesimato in questo soldato, dice: io non voglio sparare, tu ti fumi una sigaretta mentre dobbiamo uccidere persone che non conosciamo. E mi ricordo che Lucio telefonò a Sasha Danilovic e gli disse: ma perché quando giocavate insieme a basket, a calcio, a pallavolo, a pallanuoto, vi abbracciavate e invece adesso vi volete strozzare? E Lucio rimase proprio sconvolto da questo. Io credo nell'amore, l'amore si muove nel cuore, che ti esce dalle mani e che cammina sotto i tuoi piedi, l'amore misterioso anche dei cani. Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Bologna questa mattina nell'Aula Magna Santa Lucia di Via Castiglione. Alla cerimonia era presente il ministro Maria Cristina Messa e in videocollegamento dall'Egitto anche lo studente Patrick Zacchi, che ha parlato della guerra in Ucraina. Vediamo. Cerimonia d'altri tempi qui per l'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 nella splendida ritrovata Aula Magna del complesso di Santa Lucia, con una presenza particolare quello del ministro dell'Università Maria Cristina Messa, che prima di snocciolare i dati dell'Università ha voluto ringraziare, salutata da un applauso, la città di Bologna per la manifestazione per la pace della giornata di ieri. Poi il magnifico rettore Molarni, nella sua prima prolusione da magnifico rettore appunto, ha voluto sottolineare come sotto il suo mandato cercherà soprattutto di rendere l'Università di Bologna la più antica d'Europa, sempre più pubblica, pluralistica e autonoma e laica. Poi, prima del commiato, il saluto di Patrick Zacchi, presente in video ma assente in attesa di processo in Egitto, un momento
particolarmente toccante, che ha chiuso questa manifestazione con un lungo applauso di tutti i presenti qui nel complesso di Santa Lucia. Umberto, mai sentito, mai sentito, Bologna, fermi, ferma qua, resta fuori in Ucraina, forza Bologna. Una grande emozione di ritornare qua in presenza dopo due anni in cui non abbiamo potuto fare l'inaugurazione in presenza. È stato molto bello, un ringraziamento particolare alla signora ministra, a Patrick Zacchi, a tutte le persone intervenute, perché è stata una bellissima giornata. Una esercitazione antiterrorismo programmata da tempo è stata inscenata ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna nella fascia fra le 20 e le 22. Si è trattato di una simulazione di un attacco terroristico, appunto per testare le modalità e i tempi di intervento e la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti, interni ed esterni allo scalo. Hanno partecipato infatti, oltre al personale del Marconi, la Polizia di Stato con la Polaria, le unità antiterrorismo, gli artificieri, i Vigili del Fuoco, 118 e Croce Rossa. Queste esercitazioni, è stato spiegato, vengono realizzate periodicamente, e quella di ieri sera, prevista appunto da tempo, non aveva nulla a che fare con l'attuale scenario internazionale. Le attività dell'aeroporto sono proseguite regolarmente, mentre dagli altoparlanti una voce spiegava ai passeggeri che era appunto in corso una esercitazione. La presenza di molti mezzi delle forze dell'ordine insieme a pompieri e ambulanze nell'area intorno all'aeroporto ha creato un po' di allarme in serata fra i cittadini di Borgo Panigale, molti dei quali avevano espresso un po' di preoccupazione anche sui social. La cronaca, colleghi di lavoro e anche coinquilini hanno cominciato a litigare sui turni e i giorni di riposo, fino a quando uno dei due ha estratto una pistola e ha minacciato l'altro. È successo ieri in un'abitazione in zona Navile a Bologna, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato un uomo di 47 anni pugliese per possesso illegale di armi, minacce e anche possesso di stupefacenti. Gli è stata sequestrata la pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso obbligatorio, usata per minacciare il coinquilino, ma nella sua camera sono stati trovati anche una katana, una sciabola, delle manette, alcuni grammi di hashish e di marijuana. A chiamare il 112 era stato un 39enne senegalese, operaio turnista nella stessa azienda dove lavora anche l'italiano. Occorre fare chiarezza a Bologna sul ruolo delle associazioni e sui rapporti che queste hanno con l'amministrazione, lo dice Francesca Scarano, consigliere comunale della Lega, dopo aver scoperto che a quanto pare un'altra associazione non avrebbe pagato le utenze. Francesca Scarano dunque ci spiega che cosa ha scoperto. L'associazione è nata per sciogliersi, che si trova negli spazi prestigiosi e ampi di Vicolo Bolognetti sin dal 2017, con cui il Comune di Bologna ha sottoscritto una convenzione nel 2019, non ha mai versato un euro per il pagamento delle utenze. Lo abbiamo scoperto dopo circa un anno e mezzo che chiediamo una rendicontazione ai settori patrimonio e cultura del Comune di Bologna, e pretendiamo che quindi la convenzione si come richiede il pagamento delle utenze venga rispettata e che l'associazione lasci quegli spazi, perché a Bologna esistono tantissime associazioni serie, diligenti, che non ricevono nessuna attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Un ragazzino di 15 anni, originario del Bangladesh, si era allontanato da una comunità per minori a Castelmaggiore per il desiderio di tornare a casa. Aveva infatti raggiunto Milano per recarsi poi al consolato del suo paese e chiedere di essere riportato in patria. Il ragazzino è stato rintracciato dai carabinieri, che avevano saputo da alcuni amici del minore quali erano le sue intenzioni. Secondo quanto ricostruito, era fuggito il 20 febbraio dalla comunità di Castelmaggiore ed è stato ritrovato 4 giorni dopo a Milano. Siamo allo sport con il calcio. Il Bologna oggi in campo alle 15 per la sfida in trasferta contro la Salernitana, ultima in classifica. La gara, come tutte le altre partite professionistiche e dilettantistiche di questo weekend, inizierà con 5 minuti di ritardo come forma di protesta contro la guerra. Da Salerno, Luca Pincarle.
Salernitana e Bologna oggi in scena alle 15 allo stadio Arechi, valido per il 27esimo turno di Serie A. Una partita che però inizierà con 5 minuti di ritardo a causa dell'iniziativa a supporto dell'Ucraina che sta vivendo la guerra contro la Russia. È una iniziativa voluta dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, non solo per le partite di calcio professionistico ma anche dilettantistico che andranno in scena questo weekend. Tornando al campo però ancora dubbi di formazione per un Bologna che schiererà molto probabilmente un 3-4-3. Dai centrocampisti dovrebbe andare in panchina Mattias Svomber con Schouten e Soriano dal primo minuto. Al centro della difesa invece ritornerà Gary Medel con un trio d'attacco già visto contro lo Spezia, formato da Barro, Arnautovic e Orsolini. La Salernitana invece ultima in classifica, che sembra rigenerata dalla cura Davide Nicola dopo il pareggio contro il Milan, va in campo con un 4-3-1-2. Non ci saranno in campo molto probabilmente dal primo minuto Ribéry e Perotti, ma ci sarà l'ex di giornata Simone Verdi per cercare di conquistare tre punti importantissimi oggi pomeriggio alla Arechi. Grazie Luca, con il calcio si chiude questa prima edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.